Teramo ha festeggiato il cinema e il cinema ha festeggiato Teramo nel ricordo di uno dei più grandi direttori della fotografia cinematografica di tutti i tempi, il teramano Gianni Di Venanzo. L'iniziativa del premio Di Venanzo con la consegna degli esposimetri d'oro riservata ai direttori della fotografia è giunta alla sua 24esima edizione ed è portata avanti tra mille difficoltà dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Difficoltà che vengono ricompensate però ogni anno dalla presenza di personaggi internazionali di grande fama come John Bailey, direttore dell'Academy degli Oscar, arrivato direttamente da Los Angeles per ritirare il suo premio alla carriera a Teramo. Tanti ospiti, una bellissima serata, lei è emozionato, ma qual è il messaggio di questo Di Venanzo? Di Venanzo è un messaggio universale, la luce del cinema è quello che fa bello il cinema, che fa bella l'opera del regista. Stamattina John Bales ai nostri ragazzi del liceo artistico ha detto il film lo fa prima di tutto l'autore della fotografia e quello che lo monta, dopo viene il regista, quindi abbiamo valorizzato la nostra figura del nostro grande concittadino Gianni Di Venanzo e siamo orgogliosi di questa figura che è riuscita a portare il nome di Gianni in tutto il mondo. E Teramo come risponde? Teramo risponde abbastanza bene, però sappiamo che la nostra città è sempre un po' apatica, però non per questo dobbiamo lottare di più per trasmettere questo messaggio, la colpa è sempre nostra. Nella serata conclusiva del premio Di Venanzo 2019 sul palcoscenico del Teatro Comunale sono intervenuti tanti altri ospiti. Intanto Ninetto Davoli, che ha ripercorso la sua esperienza con Pasolini, Violante Placido, madrina della serata, che ha letto una lettera di Monica Vitti dedicata proprio a Di Venanzo, e poi gli altri premiati, tra i quali l'attrice teramana Elisa Deusanio e il giovane regista, sempre teramano, Lorenzo Pallotta, che si è aggiudicato il 10° premio speciale ZS Caporale dedicato al tema rapporto uomo-animale con il corto Ossa.